Allora, buongiorno. È una circostanza che non era nemmeno tanto prevista perché l'abbiamo costruita in corso d'opera, durante l'anno, ma particolarmente felice anche perché intanto sono personalmente molto contento di avere questo pubblico di studenti, di amici. Gli studenti sono qui guidati da una professoressa valorosissima, amica e legata all'istituto, che è Antonio Esposito, e poi c'è Roberto Esposito che è qui con noi, e questo veramente ci rende felici. E ci sono i borsisti, vedo insomma tante facce conosciute, tanti volti conosciuti e diciamo gli amici. Bene, questo nasce sulla sollecitazione del dottor Galasso, diciamo, questo seminario. Io dirò poche cose ora introduttive, ci siamo un po' divisi i compiti. Oggi condurrà un po' più lui, ma è un laboratorio di lettura, quindi ovviamente ci sono interventi possibili, confronti sul testo fondamentalmente, e domani, oggi è più sulla seconda natura, domani sarà più su sovranità e soggettività. Diciamo, me ne occuperò più io. Io, diciamo, introduttivamente mi limito a dire poche cose, ma per sottolineare il fatto che la filosofia del diritto di Hegel, i lineamenti di filosofia del diritto rappresentano una sorta di sintesi e innovazione, diciamo così, in parte di sintesi di antiche e lunghe tradizioni, di quello che c'era nell'ambito della filosofia pratica, ma in realtà anche una profonda innovazione, come si vede già dal titolo, anzi no, dal sottotitolo, che è appunto Naturrecht und Staatswissenschaft. Cioè si mette insieme la tradizione del diritto naturale, diciamo moderno prevalentemente, ma comunque del diritto naturale, e la scienza dello Stato, due dimensioni diverse. Che non necessariamente vanno insieme e che per esempio nella filosofia pratica wolfiana, diciamo così, i manuali poi leibniziani, se uno li mette tutti insieme sono una fila e sono anche noiosi, ricordiamo, cioè sono importanti ma noiosi, nel senso che sono molto ripetitivi, e lì c'è la filosofia pratica, cioè fondamentalmente il Naturrecht. E no, invece Hegel capisce che c'è una scienza dello Stato moderna che diciamo si può far partire con Franco Machiavelli in fondo, ma in realtà poi quella a cui guarda di più sono le scienze dello Stato, come anche la scienza statistica, la Polizeiwissenschaft, la scienza dell'amministrazione, ovviamente il diritto pubblico come Staatslehre, come dottrina dello Stato. C'è un sapere del politico istituzionalizzato, ecco, e giuridificato, che è una novità. Infatti, Hegel in fondo pensa allo Stato come eticità moderna, un'eticità a maglie larghe, diciamo così, pluralizzata per quanto possibile, e per pensarla occorre superare il modello dualistico che ha dominato tutta la tradizione del pensiero politico, cioè quello che oppone Stato di natura e Stato civile. Quindi sì, c'è il Naturrecht, ma c'è anche il superamento, su questo Bobbio sostanzialmente aveva ragione, del modello dello Stato di natura, cioè del diritto naturale. E qui si va oltre perché c'è un modello triadico, come sapete, famiglia, società civile e Stato. E in qualche modo quello che faceva il diritto naturale moderno razionalistico e su base individualistica viene svolto, il compito viene svolto da un'analisi, una genealogia della storia, ecco. Cioè, quindi in parte dal tema della lotta per il riconoscimento come ingresso nella storia e in parte dalla filosofia della storia stessa, diciamo così. Quindi l'obiettivo della razionalizzazione del potere è hegeliano, ma conseguito attraverso mezzi diversi rispetto a quelli del contrattualismo e del giusnaturalismo individualistico, di cui viene incamerata un'istanza, ma viene criticata vengono criticati i limiti, diciamo così, l'atomismo, l'idea che anche Hegeliana dell'indeducibilità dell'ordine, cioè non è possibile dedurlo da un contratto, bisogna dedurlo in altro modo, è una deduzione dialettica speculativa. Però
però l'obiettivo e soprattutto il Rousseau, Rousseau è il simbolo, con l'idea di volontà generale come volontà razionale, l'obiettivo era era augurabile, era del tutto legittimo, era quello che anche Hegeliano, cioè spiegare lo Stato alla luce della ragione, giustificare razionalmente la statualità. Ora, questo superamento del modello dualistico e elaborazione di una eticità a maglie larghe moderna implica molte cose. Una va sottolineata, e cioè Hegel per primo, in questo senso è proprio matrice di tante, è innovatore, diciamo così, pensa all'autonomia di una sfera pubblica non statale, cioè la società civile, la bürgerliche Gesellschaft. Non statale non vuol dire che lo Stato non sia presente o le istituzioni intervengono, ovviamente la giustizia, l'amministrazione della giustizia, come sappiamo, sta lì, la Regierung, il potere di governo interviene nella società civile, ma e poi c'è questa membratura, la Gliederung, no? Che è composta dalla corporazione, dalla Polizei stessa, dagli Stände, diciamo la Polizei interviene per garantire la sicurezza in generale, ma intesa in un senso diverso dalla polizia, ecco, sì, c'è anche l'ordine pubblico, ma è quasi sono delle prestazioni sociali in qualche modo, e poi appunto l'articolazione interna della società con gli Stände e le corporazioni, ma che per cui Hegel è stato ingiustamente accusato di essere appunto di guardare al passato, ma in realtà sono sì figure del passato, di una lunga durata dell'antico regime, ma modernizzate, cioè lette un po' alla luce del codice federiciano, delle riforme, soprattutto delle riforme del barone di Stein. Insomma, Hegel in fondo, lo sappiamo, apprezzava il codice Napoleone, che è un po' il convitato di pietra. Hegel l'ha sempre difeso, compreso appunto il nuovo diritto di famiglia, il divorzio, la libertà contrattuale, l'idea delle carriere aperte ai talenti, il superamento dei particolarismi degli status, cioè un mondo borghese cittadino, diciamo così, che però da solo non è produttivo politicamente, anzi è distruttivo. Per Hegel va instradato, non basta a se stesso, no? E quindi occorre una membratura e ancora di più un primato, diciamo, un plusvalore politico dello Stato che consenta l'intervento dello Stato nella società civile, che consenta quella conciliazione di libertà soggettiva. Hegel insiste enormemente sul fatto che questa eticità moderna è moderna perché il diritto dell'individualità trova posto in vari luoghi. L'argomento della storia della moderna è il perfezionamento dello Stato, la monarchia costituzionale, il che significa lo sviluppo di sfere istituzionali della libertà soggettiva. Quindi è la libertà soggettiva che è protagonista, è la libertà che è protagonista. Però la libertà soggettiva deve conciliarsi con quella che lui chiama libertà oggettiva, diciamo istituzionalizzata. E uno dei modi è quello di dare spazio, certo, il più possibile addirittura, al diritto dell'individualità, ma a ricondurlo a, diciamo, un bene collettivo, un interesse collettivo. Poi, sempre problematico da definire, però comunque l'idea c'è. Il paragrafo 260 questo dice, un fondo sconfitto, destinato poi dopo a essere superato dalla forza della questione sociale, no? Però quell'idea di conciliare libertà soggettiva e oggettiva si è riproposta anche nel Novecento e si ripropone oggi, cioè paradossalmente, ovviamente con modalità istituzionali diverse, ben diverse, e sociali, però in fondo è il grande problema degli ordinamenti contemporanei, uno dei grandi problemi, tanto che, no? Si può dire, con Fiorina ne parlavamo, abbiamo parlato spesso in questi ultimi anni, che oggi si intraveda quasi una fuga dalla libertà, che è colta anche forse più dai letterati, dai poeti che dai filosofi e dai politici. Spenza a Houellebecq, Sottomissione, è un libro che racconta la fuga dalla libertà, con toni angosciosi, la seduzione della fuga dalla libertà, dell'abbandono, che appunto se l'Occidente è la terra della libertà, ammesso che sia, ed è la sua storia è storia della libertà, è un problema, diciamo così, no?
Hegel in fondo era consapevole che la libertà non può essere intesa come licenza, ma comunque è il fulcro, e quindi va oggettivata, va mediata, va conciliata con un'esigenza d'ordine, ma deve essere l'ordine della libertà, non della sua negazione, diciamo così. Oh, questo arrivo subito al dottor Galasso. Naturalmente tutta questa costruzione complessa, quest'altra via della modernità, per cui diciamo con una battuta si può dire che Hegel è moderno ma non liberale, razionalista ma dialettico, implica una costruzione complessa, appunto, da tutta una serie di passaggi. Non lo puoi fare per riduzione, ecco anche la differenza rispetto alla tradizione contrattualista, individualista del diritto naturale moderno è anche questa, cioè che Hegel complica il quadro e lì c'era una grande operazione poderosa, peraltro, come il gesto hobbesiano, il gesto riduzionista. Peraltro lui ha sempre parole di grande ammirazione per Hobbes, cioè dice chiaramente nelle lezioni di storia della filosofia, più luogo, che è quello che per primo ha posto il problema di spiegare lo Stato alla luce della ragione. Poi, come dire, la spiegazione è stata inadeguata. Però l'idea era giusta, ecco, lì era svolta, quindi coglie la matrice hobbesiana del moderno e la svolta hobbesiana. Però certo lì c'è si potrebbe dire che assume questa istanza moderna e riempie la pancia del Leviatano e la complica, diciamo, e invece di scegliere la strada della riduzione, sceglie la strada della complicazione, della mediazione, che deve poter portare a una decisione, quindi strada complicata, appunto. Uno dei tanti snodi è il paragrafo 4, nel quale si ragiona del Recht, no? Del diritto come terreno dello spirituale, cioè diritto inteso come potremmo dire nomos, nicht gesetzt, non ciò che è semplicemente meramente posto. Quindi né diritto astratto, proprietà contratto illecito, che pure c'è ed è, svolge un ruolo rilevante, ma è un momento. Il diritto è più che il concetto di diritto è più del diritto privato e penale, ecco, che è quello che sta nel diritto astratto, e allo stesso tempo non, anche più della sua laboralità, diciamo così, della pretesa di tradurre i contenuti normativi, della pretesa che i contenuti normativi, in quanto morali, si traducano automaticamente in contenuti etici e giuridici, quindi giuridificabili. Pretesa oggi diffusa nel pensiero nell'Occidente, diciamo così, e per me è problematica. Invece Hegel è abbastanza consapevole che c'è una mediazione politica. Cioè il punto è la necessità di una istituzionalizzazione, appunto, pubblica, politica, che implica una concezione del diritto come qualcosa di, sì, come uno strumento, ma come qualcosa di più di una tecnica formale. Il diritto è cultura, ecco, è politica, diciamo così. Altro elemento che sottolinea la complessità, ora credo lo vedremo subito, è che c'è un nesso poderoso fra volontà e libertà. Cioè Hegel è un artificialista, è un volontarista, cioè parte dalla volontà, der Wille come Ausgangspunkt, no? Cioè la volontà è il punto di partenza di tutto. Di ciò che porta all'etico, cioè alla seconda natura. Questa coniugazione tra eticità moderna, pluralizzata, innervata dal diritto dell'individualità e dalla libertà soggettiva, ma comunque eticità, seconda natura e volontà, domani lo vedremo, c'è proprio una teoria dell'agire, c'è una genealogia nella volontà, diciamo, dell'ethos, è, diciamo, forse la cifra più originale hegeliana, ed è anche, almeno nell'ambito della filosofia politico-giuridica, e allude anche a un'altra idea di libertà, una libertà concreta, che è di più, insomma, del riolo, dello stato di diritto, ridotto al riolo. Ecco, semmai è forse lo stato sociale di diritto, lo stato democratico di diritto, oggi, dico, volendolo tradurre, di tradizione continentale. Ultima avvertenza rispetto al diritto: la legge non lo esaurisce, ma in quanto forma di razionalizzazione è necessaria. L'importante è che sia
non una legge formalistico astratta calata dall'alto, ma diciamo una forma di generalizzazione concreta. Cioè nel diritto c'è un principio di universalizzazione concreta. La forma giuridica è fondamentale, ma a patto che esprima un contenuto che non si riduce alle procedure, al formalismo. Mi sembra si possa sintetizzare in questo modo. E questo è il mio assist, diciamo, per il dottor Galasso, per cui adesso la parola. Allora, grazie. Intanto ringrazio anch'io l'Istituto per averci dato la possibilità di fare questo seminario, che era stato pensato come un gruppo di lettura, e sono molto contento anch'io che ci sia una partecipazione del genere. Sono contento che ci sia professore Esposito e tanti amici, e borsisti, eccetera. Quando l'abbiamo pensato questo incontro, magari si pensava più a un tavolo rotondo e meno persone, ma meglio così, insomma, più idee, si va più avanti probabilmente. Dico solo due parole introduttive sull'idea che c'era venuta, insomma, parlando insieme, visto che qui all'Istituto da borsista di ricerca sto lavorando sulla filosofia del diritto di Hegel. L'idea c'era venuta da una semplice constatazione, cioè il testo, l'introduzione, i lineamenti, è un testo di una densità incredibile, spaventosa, e analizzando tutti i 32 paragrafi dell'introduzione si potrebbe addirittura sviluppare l'intero sistema hegeliano. Comunque ci sono riferimenti a tutto il sistema. Ovviamente in Hegel ogni parte rimanda sempre all'intero, quindi questo è ovvio, ma in particolare l'introduzione ai lineamenti penso sia un testo veramente decisivo. Quindi abbiamo deciso di fare questo seminario e di, tra le varie questioni che ci sono, ne elenco soltanto alcune che mi sembrano quelle più importanti. Ad esempio al paragrafo 2 si parla del ruolo della rappresentazione nella trattazione dello spirito oggettivo, che è un tema che tratta Angelica Nuzzo nel suo libro su appunto rappresentazione, sul rapporto tra logica e filosofia pratica. All'annotazione del paragrafo 4 viene esposta quella che Hegel chiama la teoria generale dello spirito, che è fondamentale, probabilmente ne parleremo più domani, ma è una questione decisiva. All'annotazione del paragrafo 7 è l'unità della volontà. Al paragrafo 19 invece c'è la questione degli impulsi che vengono trattati da Hegel, questo è il paragrafo decisivo, come sistema razionale della determinazione della volontà. E poi qui in questo elenco che ho fatto ho messo il paragrafo 32, che è quello che concerne il rapporto tra le determinazioni concettuali, la serie logica e la configurazione temporale, che anche questo è decisivo appunto per il rapporto tra logica e filosofia pratica. Tra tutte queste questioni abbiamo deciso di trattarne due: quella della seconda natura, cosa è, e del rapporto col sistema del diritto, perché Hegel dice che il sistema del diritto è come una seconda natura, e quindi abbiamo scelto di leggere il paragrafo 4 legando al paragrafo 151, mentre domani parleremo del rapporto tra soggettività e sovranità, quindi paragrafo 7, 268. Dunque, questa per quanto concerne una piccola introduzione. Dunque, leggiamo intanto il paragrafo 4, che è breve, lo possiamo leggere insieme. Allora, Hegel scrive: il terreno del diritto è in genere l'elemento spirituale e suo più prossimo luogo e punto di partenza la volontà, la quale è libera, così che la libertà costituisce la sua sostanza e determinazione, e il sistema del diritto è il regno della libertà realizzata, il mondo dello spirito prodotto muovendo dallo spirito stesso come una seconda natura. Ora, questo innanzitutto, il terreno del diritto in genere l'elemento spirituale, proprio la prima parola diritto, come ha già anticipato il professor Pieterossi, rimanda, a mio avviso, al paragrafo 1, al paragrafo 1 dell'introduzione. Scienza filosofica del diritto ha per oggetto l'idea del diritto, cioè il concetto del diritto e la sua realizzazione. Qui innanzitutto non bisogna leggere
potrebbe essere un punto ovvio, ma comunque a mio avviso è importante sottolinearlo, un'opposizione tra idea e realtà. Hegel lo specifica più volte nell'introduzione, cioè non c'è un'opposizione tra concetto e realtà, anzi, dice Hegel nella notazione al paragrafo 1, unicamente il concetto è ciò che è realtà. Cioè, per concetto bisogna intendere un contenitore esteriore in cui metterci delle cose come lo intende l'intelletto. Ora, per capire cosa Hegel precisamente intenda individuando nell'idea del diritto l'ambito di indagine della filosofia del diritto, della recte filosofia, è necessario riferirsi, come argomenta Cesaroni in un saggio che si chiama L'eticità come oggettività dello spirito, è necessario riferirsi al luogo in cui ancora una volta torna in primo piano la categoria di idea, cioè il paragrafo 142, che è il primo della sezione eticità, in cui Hegel scrive che l'eticità è l'idea della libertà intesa come il bene vivente. Poi Cesaroni, partendo dal noto detto ciò che è razionale è reale, ciò che è reale è razionale, costruisce la sua interpretazione di questo detto un po' contrapponendosi a coloro i quali hanno inteso questo detto facendo riferimento alla filosofia della storia, e lui invece lo costruisce la sua interpretazione basandola su una corretta lettura dell'eticità. Quindi, seguendo dunque la serie di rimandi che si annodano attorno al filo conduttore del richiamo all'idea, e chiaramente richiamo all'idea richiama anche alla logica, si giunge a legare direttamente, dice Cesaroni, all'altezza della filosofia del diritto l'identità di reale e razionale alla struttura dell'eticità. Struttura dell'eticità che va intesa a maglie larghe, come detto professore, come una rete di relazioni oggettive che da un lato ottengono il loro Dasein, la loro esistenza nell'agire particolare dei soggetti che ne vengono in qualche modo attraversati, dall'altro costituiscono la verità di questo stesso agire, il quale si mostra così irriducibile alla sua dimensione astrattamente individuale. Questo è un punto fondamentale, perché eticità non è, cioè, come, per dirlo con la formula che ho usato al professore, Hegel non è un liberale, non basa l'eticità sull'individuo, e anzi l'individualità intesa nel senso dello stato liberale è un'astrazione che Hegel vuole cercare di superare, e lo fa tramite la membratura, tramite l'istituzionalizzazione e tramite appunto la struttura dell'eticità. Ora, l'intento che avevo era quello di fare un po' centrare alcune questioni teoriche e poi fare riferimento anche a un dibattito contemporaneo di cui mi sono occupato un po' più specificamente appunto nella prima parte della ricerca qui in istituto, e per far questo mi riferirei ad un articolo, cioè vi metto anche le carte in tavola, insomma mi sembra la cosa più interessante da fare in un seminario del genere, un laboratorio del genere. Faccio riferimento qui per, diciamo, fissare alcuni nuclei teorici a un articolo di Cesa, molto bello secondo me, che si chiama appunto che è dedicato proprio alla seconda natura tra Kant e Hegel, in cui non parla soltanto di Hegel, ma appunto vediamo questa parte qui. Ora, questa formula seconda natura non appare soltanto sul terreno della filosofia del diritto, e quindi sul terreno dello spirito oggettivo, ma appare anche sul terreno dello spirito soggettivo, in particolare nell'enciclopedia, nella sezione antropologia. Quindi, e in questo contesto, quello appunto dell'enciclopedia, la formula definisce, ricorre per definire il carattere dell'abitudine Gewohnheit, sia in quello dello spirito oggettivo, quindi qui viene intesa la seconda natura, è di volta in volta libertà, ordinamento giuridico, etico come costume, questo più nel paragrafo 151. I costumi, come mostra Cesa, sit et mores, sono una diretta affinità con l'abitudine, nel senso che sono
che sono comportamenti che si sono fatti abituali. L'abitudine che precedentemente era stata trattata dai predecessori in maniera cursore intanto e anche con parecchia diffidenza, viene da Hegel valorizzata come il momento nel quale l'uomo si eleva al di sopra delle sensazioni e dei sentimenti momentanei. Ovviamente Hegel riconosce la duplicità dell'abitudine, perché da un lato è vero che rende liberi, nel senso che gran parte dei comportamenti quotidiani diventano inconsci, quindi abitudinari, e quindi la mente può rivolgersi altrove, ad altro, e anche alle facoltà, forse facoltà non è il termine giusto, ma comunque agli compiti più alti, diciamo, come appunto il pensiero. Dall'altro, l'uomo può diventare schiavo dell'abitudine, e Hegel parla di qualcosa di meramente antropologico in quei paragrafi dell'enciclopedia, che sono 409 e 410. Quasi, diciamo, a mitigare, no, le conseguenze che si possono ricavare da una troppo facile analogia tra abitudine e costumi, e tra abitudine e ricordiamoci che in quelle sezioni Hegel non sta parlando della coscienza, ma questa trattazione dell'abitudine viene prima della fenomenologia, prima della coscienza, quindi è qualcosa che appartiene anche agli animali. Ma qui c'è una distinzione importante che Hegel fa, che è quella, diciamo, tra istinti che hanno anche gli animali, che assomigliano quasi, sono quasi identiche alle abitudini, ma sono comunque distinte e vanno distinte. Comunque qui, quasi a mitigare quindi questa troppo facile analogia, peraltro che significativa, tra abitudini e costumi, Hegel distingue le abitudini cattive, cioè quelle che portano alla morte, come dice in una aggiunta qui nei lineamenti, quindi distingue dalle abitudini cattive dalle abitudini del diritto in generale, no? Dell'eticità, che ha il contenuto della libertà, aprendo così la strada a un'ulteriore evocazione della seconda natura, quella cioè della filosofia del diritto, che è quella che abbiamo appena letto. Un altro aspetto interessante sottolineato da Cese è quello relativo alla difficoltà che Hegel pare avere rispetto a questa espressione che usa nei lineamenti, nel testo a stampa, ma che se si vanno a guardare le lezioni del 17-18 e del 18-19 l'espressione non c'è. E questo, secondo Cesa, e secondo, mi sembra un punto importante, fa vedere una difficoltà di questa espressione, perché appunto è sì un liberarsi, ma un liberarsi che riproduce una meccanicità, quella naturale, che è problematica. In una nota di questo saggio di Cesa fa riferimento a un testo di Masciarelli che si chiama Hegel e il fenomeno della volontà. Non sono riuscito a trovarlo, ma mi dà un'indicazione importante che forse verrà, che sicuramente verrà sviluppata meglio domani dal professore, che mi sembra però importante sottolineare. Cesa dice che questo paragrafo, il paragrafo che abbiamo appena letto, è irto di passaggi desultori che mescono elementi della cui eterogeneità Hegel era verosimilmente consapevole, cioè l'elemento spirituale, che rimanda immediatamente alla verità, e la volontà. Termini, quindi questa è l'indicazione che mi sembra importante, che vengono saldati dalla psicologia, da quella teoria dell'agire a cui faceva riferimento. Cioè, qui secondo me, per saldati dalla psicologia, bisogna intendere quella teoria dell'agire che sviluppa appunto l'introduzione ai lineamenti, che mi sembra proprio il punto di saldatura tra l'interpretazione della seconda natura, una corretta interpretazione della seconda natura, e ora vi dirò, insomma, quali sono le posizioni, almeno secondo quello che ho potuto studiare, e la questione del rapporto tra soggettività e sovranità, e più in generale una valutazione dell'ordinamento della filosofia del diritto in generale in Hegel. Come immagino sappiate, insomma, la filosofia del diritto di Hegel è stata interpretata in tutti i modi possibili e immaginabili, da destra, da sinistra, eccetera, eccetera. Un altro punto interessante di questo saggio, quello
di Cesa, e poi passo a a farvi riferimento al dibattito contemporaneo sull'interpretazione della seconda natura, è che nei lineamenti rispetto alla trattazione dell'abitudine nell'antropologia si registra un movimento quasi inverso, dice Cesa, perché lì si andava dalla natura alla libertà, mentre qui si va dalla libertà alla natura. E il saggio di Cesa è prezioso perché ci riporta anche i passi delle lezioni, e vi cito questo passo, ma mi sembra importante rispetto a questo movimento quasi inverso, no? Dice Cesa. Nelle lezioni precisamente del 1819-20, questa idea è così espressa: in quanto l'etico è negli individui, nel modo che si è detto, esso è la loro anima, il modo universale della loro effettiva realtà. Costume e legge appaiono qui identici. La libertà diventa qui necessità, seconda natura. Si ha qui a che fare con lo spirito che si manifesta. L'etico, in quanto immediato, ha la stessa autorità dell'esiste che è, sole, luna, stelle. L'individuo non può che prenderne atto. Allora, questa forma dell'etico, sostiene Cesa poco dopo, io sono pienamente d'accordo, non è tutta l'eticità, tuttavia, e va sottolineato, a mio avviso, vedremo perché tra pochissimo, e viene anzi riducendosi mano a mano, cioè questa forma immediata dell'etico viene riducendosi mano a mano che ha la soggettività nella trattazione, ma mi verrebbe da dire anche proprio nella storia, viene riconosciuto il suo ruolo. Col passaggio alla modernità, l'immersione della soggettività e la pretesa, diciamo così, della soggettività hanno un ruolo fondamentale che Hegel riconosce pienamente. E qui, se andiamo a leggere il paragrafo 151, a mio avviso la difficoltà, cioè le problematicità relative all'interpretazione dell'identificazione dell'etos con l'eticità vengono fuori ancora meglio. Allora, e leggiamo. Paragrafo 151, ma nella semplice identità con la realtà degli individui, l'etos appare, inteso come l'universale modo di agire dei medesimi, come costume. La consuetudine dell'etos come una seconda natura, che posta il luogo della prima volontà meramente naturale e che anima pervasiva, significato e realtà del loro esserci. Lo spirito vivente e sussistente come un mondo, lo spirito la cui sostanza è in tal modo per la prima volta come spirito. Tale enunciato, sostiene Cesa, pone qualche problema. A rigore, visto che questo paragrafo si situa nella parte, diciamo, introduttiva dell'eticità, dovrebbe valere per tutta l'eticità, per tutta la sezione, che ha il suo nucleo, il suo insomma, obiettivo nella delineazione dell'ordinamento costituzionale in conformità col concetto moderno di Stato, e che si conclude, vabbè, con i 20 paragrafi dedicati alla storia universale. Ora, quello che sostiene appunto Cesa è che rispetto allo Stato, e io sono d'accordo, questo comportamento, cioè il comportamento del cittadino, non può essere soltanto il costume, non è anzi soltanto il costume, ma è anche un comportamento che viene mediato dal sapere, tra virgolette, cioè, citando il sapere inteso in senso hegeliano, cioè dalla comprensione razionale dei diritti e dei doveri e della loro consapevole accettazione. Questo, a mio avviso, trova un'espressione chiara nella trattazione della politische Gesinnung, della disposizione politica, cioè il fatto che cioè in Hegel, per dirla con quelle parole di Kierkegaard, Hegel cerca di conciliare sia
diciamo, una visione aristotelica, un'interpretazione aristotelica della seconda natura, e quindi del sistema del diritto come seconda natura e come costume, come quindi qualcosa di in qualche modo automatico, abitudinario, e anche tutte le attività mediate appunto dal sapere, che implicano una coscienza, una consapevolezza che si esplica, secondo me, nel modo più chiaro appunto nella disposizione politica. Passo a al dibattito e poi apro insomma il nostro dibattito. Dico insomma, vado abbastanza veloce perché ho già parlato un po'. E allora, nell'ampio dibattito che si è sviluppato proprio in questi ultimi anni attorno al concetto di seconda natura in Hegel, a mio avviso almeno si possono isolare, almeno questa è la strada che sto percorrendo, che ho percorso, si possono isolare due diverse posizioni che a mio avviso sono rappresentative delle tendenze ermeneutiche principali. E da un lato abbiamo la posizione di un'autrice, questo dibattito è molto contemporaneo, è uscito questo testo enorme di Zweit e Natur, curato da Giulia Criste e Axel Honneth, è uscito nel 22 e fa riferimento a un congresso a Stoccarda del 2017, quindi un dibattito molto vivo, ecco, diciamo, molto contemporaneo. Dicevo, si possono isolare due tendenze principali, due diverse posizioni, e la prima è quella, la posizione di un'autrice come Andreja Novakovic, la quale propone esplicitamente una lettura neo-aristotelica del ruolo della consuetudine dell'ethos, quella appunto che abbiamo appena letto, poco fa letto al paragrafo 151. Dall'altro, la posizione di un autore come Christoph Menke, che tende invece a sottolineare con maggiore forza il carattere ambiguo e possibilmente anche alienante della seconda natura, e il carattere addirittura irriducibilmente contraddittorio dello spirito stesso. Per quel che riguarda il testo di Novakovic, faccio riferimento a, mi riferirò principalmente al primo capitolo, cioè che è quello dedicato all'abitudine e al ruolo che essa svolge nell'eticità. Diciamo, qual è il ruolo, cioè questa è la domanda che lei si pone, qual è il ruolo che l'abitudine svolge nell'eticità? E la tesi che questa autrice sostiene è molto chiara. Dice: il mio obiettivo è quello di mostrare come l'abitudine, nella valutazione di Hegel, non è una forma provvisoria che l'etico può o non può prendere, può avere, ma che the habit of the ethical, cioè il costume, la consuetudine dell'ethos, come viene tradotto in italiano, è l'unica adeguata realizzazione della libertà soggettiva in un mondo razionale oggettivo, in un ordinamento sociale oggettivo. Vabbè, questa è la sua, questa è la sua interpretazione. Non fermo tanto sulla sua lettura dei paragrafi dell'enciclopedia a cui ho fatto un po' riferimento. Ma vado alle problematicità che questa idea, questo testo presenta, a mio avviso. E lo faccio tramite Novakovic stessa. A un certo punto del testo solleva un dubbio sulla bontà della sua interpretazione esplicitamente neo-aristotelica della seconda natura in Hegel. E dice, cito: anche se uno ammette che è plausibile, che potrebbe essere plausibile interpretare Hegel in questo modo, cioè dando un'interpretazione neo-aristotelica della seconda natura in Hegel, si potrebbe comunque sostenere che questa visione mette in una luce troppo affermativa l'abitudine stessa.
e così facendo negando la continua ambivalenza che Hegel ha rispetto all'abitudine, un'ambivalenza che persiste molto al di là dell'antropologia, in cui forse è più chiara. E infatti Novakovic cita proprio quella aggiunta a cui prima avevo fatto cursoriamente riferimento, Hegel dice che l'identificazione di etico è abituale, cioè è molto problematica. E infatti dice Hegel, e qui ve la cito, è precisamente pagina 300, un'annotazione al paragrafo, scusate, annotazione al paragrafo 151, l'aggiunta al paragrafo 151, che è quello che stiamo leggendo. Hegel dice chiaramente: l'uomo muore anche d'abitudine, cioè quando egli si è affatto abituato alla vita è divenuto spiritualmente fisicamente torbido, ed è dileguata l'opposizione di coscienza soggettiva e attività spirituale, giacché l'uomo è attivo soltanto finché non ha raggiunto qualcosa e vuole prodursi e farsi valere in relazione con esso. Quando questo è portato a compimento, dilegua l'attività e vivezza, e l'assenza di interesse, che allora subentra, è morte fisica o spirituale. Allora, pur sollevando questo dubbio e pur tenendo pienamente conto dell'effettiva ambiguità che Hegel riscontra nella seconda natura, Novakovic è convinta che l'abitudine per Hegel riesca a superare la forma astratta della legge senza sacrificare la sua universalità, e dunque riesca, per così dire, a portare a compimento il suo obiettivo. Quindi l'eticità si tradurrebbe in una identificazione col costume, e questo a mio avviso è abbastanza problematico, e qui cerco di mettere in questione queste problematicità facendo riferimento appunto al saggio di Menke. Infatti, a mio avviso, queste criticità di questa lettura vengono proprio fuori nel confronto con una prospettiva che è molto diversa, cioè quella di Menke, e che la stessa autrice, e questo è interessante per ribadire la sua posizione, si richiama criticamente proprio agli studi di Menke. E dice, cito quest'ultimo passaggio da Novakovic, per come la mette. Citando Menke, il concetto di seconda natura, e qui Novakovic cita Menke, il concetto di seconda natura segna nella concezione hegeliana sia il picco dello spirito, sia la sua più drammatica caduta, la più profonda caduta. Quindi è intimamente contraddittorio. E qui che in questo passaggio, che non vi leggo adesso tutto, che Novakovic dice esplicitamente che la sua è una lettura aristotelica, neo-aristotelica del concetto di abitudine, secondo la quale, ripeto, l'abitudine riesce, cioè porta a compimento il processo educativo, e quindi porta a compimento tutta eticità. A mio avviso il problema, cioè leggere meglio Menke, però il punto non è tanto che egli sottolinea con maggiore forza l'aspetto naturale, quindi meccanicamente ripetitivo e potenzialmente alienante alla seconda natura, cosa che, come abbiamo visto, anche Novakovic fa, citando quel passaggio in cui Hegel dice che si può anche morire d'abitudine, sia fisicamente sia spiritualmente, ma egli pone in correlazione
la teoria della seconda natura con l'irriducibile contraddittorietà dello spirito con se stesso. Contraddizione questa che non può certo trovare una conciliazione piena nel mondo dello spirito oggettivo. Lo scrive in maniera chiarissima, e mi avvio alla conclusione, lo scrive in maniera chiarissima all'inizio del suo saggio. In Hegel il concetto di seconda natura esprime la natura irrisolvibilmente ambigua, addirittura conflittuale, dello spirito. Lo spirito può solo realizzare se stesso, uno, creando una natura, una seconda natura come un ordine di libertà, due, perdendo se stesso, creando una seconda natura come un ordine di esternalità, governata dall'automatismo inconscio dell'abitudine. Allora, dunque, questi concludo dicendo che faccio una considerazione più mia, diciamo così, che si collega anche all'incontro di domani. Cioè, questo modo di il modo di intendere la filosofia del diritto, come fa Novakovic, cioè c'è il rischio di non tenere abbastanza in conto proprio dell'emersione all'altezza della modernità, dell'esigenza della soggettività, che a mio avviso in questo modo di leggere la filosofia del diritto viene messo in secondo piano. Certo, Novakovic non è che non analizzi nel suo testo l'importanza della soggettività, e anzi nei capitoli del suo testo analizza in maniera molto acuta, a mio avviso, la questione della Bildung, la questione del lavoro, e quindi analizza tutte quelle diciamo così strutture mediative che stanno all'interno dell'eticità e che sono però viste come qualcosa di, come dire, di un aggiustamento rispetto a quello che dovrebbe essere il compito che lei individua appunto in un'identificazione tra eticità e costume. Il problema è che facendo così si perde l'importanza della soggettività, e rispetto alla valutazione generale che si può fare della filosofia del diritto di Hegel, a mio avviso questo è problematico, perché non ci fa vedere bene il punto in cui quel punto, diciamo, vuoto in cui entra la decisione, e che si vede bene sia a livello individuale sia a livello dell'individualità del monarca. Quindi in questo senso, cioè, interpretare la filosofia del diritto di Hegel come fa Novakovic ci fa perdere di vista il momento della decisione, il momento della sovranità in qualche modo, e su questo batteremo domani. Avrei anche altre cose da dire, ma mi fermerei qua per lasciarle magari dopo. E più che, insomma, io, per come avevamo pensato il professore di intendere per come avevamo inteso questo seminario, più che, insomma, rivolgerci delle domande, siamo aperti a un dialogo con tutti voi, e ovviamente si possono fare anche domande, non... e niente, vi darei la parola e grazie. Thank you.